Buonasera, grazie per essere venuti. Oggi presentiamo un nuovo acquisto, Diakité, e ci penserà il direttore sportivo, che saluto di ringrazio, Marino Pagni. Prego. Buonasera a tutti. Siamo qui per ufficializzare il primo importantissimo acquisto di questa campagna acquisti. Mobido Diakité. Diakité è un giocatore che voi conoscete benissimo. È un professionista allo stato puro, un giocatore che il suo recentissimo passato parla di Serie A. Diciamo, questa mia intuizione è stata premiata dalla volontà della società di porre rimedio a queste problematiche tecniche. Quindi io ringrazio la società di avermi messo nelle condizioni di apportare questo primo colpo del quale mi pregio. La cosa che mi ha colpito di più è stata la sua disponibilità dal primo giorno, perché io mi metto anche nei panni suoi, la sua storia la conoscete tutti. Tra l'altro domenica io sono stato ospite della Lazio a vedere Lazio-Atalanta. Ho salutato il presidente Lotito e, nonostante Diakité in illo tempore rifiutò un quadriennale faraonico, ha avuto la sensibilità e l'onestà di dire che è una grandissima persona. Poi nel calcio gli affari si possono fare come non si possono fare. È qui per voi, fategli le domande e speriamo veramente di creare un ciclo con lui. Intanto ad oggi gli diciamo grazie a nome della società e gli chiediamo di... Io una cosa ti ho detto, no? Quando ci siamo visti di persona in albergo: riprenditi quello che ti è stato tolto. Partiamo da questo, perché qui c'è una città che soffre, perché è una città che in questo momento, sportivamente parlando, è in pericolo. E tu hai tanta esperienza, hai tanta professionalità, hai grandi qualità, quindi a te diciamo lo scettro di guidare questa rimonta. Finito. Onibo, benvenuto a te innanzitutto, in bocca al lupo per questa nuova avventura. Ti chiedo come prima domanda: tu hai un passato glorioso, recente, come giustamente ha ricordato Pagno, Europa League Lazio, ma anche Serie A a Genova e a Frosinone. L'ultima partita ufficiale, scorso maggio, insomma, avversari Mandzukic, Morata, Dybala, Pogba, via scorrendo. Un giocatore della tua esperienza, della tua forza, con la tua carriera, da cosa è stato convinto in particolar modo per accettare la proposta della Ternana in questa situazione di classifica? E con il tuo passato, ecco quella la domanda: cosa ti ha convinto soprattutto per accettare Terni e la Ternana? Vabbè, il mio ragionamento è stato semplice. Io ho giocato l'ultima partita il 15 maggio, dopo sono rimasto senza squadra, cioè mi sono allenato da solo con un preparatore per 4 mesi e mezzo. Dopo ho avuto la fortuna di conoscere Di Michele, che mi ha dato la possibilità di allenare con la Lupa Roma per circa 1 mese e mezzo, 2. Sono 6 mesi che comunque non gioco. In Serie A si sa i casini che ci sono con le liste e cose varie. E praticamente la Ternana è l'unica squadra che mi ha cercato, cioè veramente. Quindi, neanche il Palermo di cui si era parlato un mesetto fa. Sì, però lì la situazione era un po' più complicata. Diciamo che la squadra che mi ha cercato veramente è stata alternata. Quindi. Che cosa ti ha convinto per venire qui a Terni? Cosa, il progetto, l'allenatore, il direttore? Sentendo il direttore e il mister, mi hanno convinto loro, perché mi è piaciuto il discorso che mi hanno fatto. Anche perché io, al di là della Ternana, o magari se la parlate del Palermo, così se volevo tornare a giocare, dovevo comunque andare fuori dall'Europa, e io, siccome non ho voglia, penso che comunque posso giocare ancora tanti anni in un alto livello, ho accettato subito. Senti, a livello tecnico nessun dubbio su di te, soprattutto per questa categoria. Se c'è un dubbio,
e quello legato appunto, come dicevi, alla condizione fisica. Come stai e se magari sei già pronto, secondo te, ad un eventuale impiego a Pisa sabato? Ma io, anche se mi sono allenato, cioè 4 mesi e mezzo da solo, cioè mi sono allenato, non è che non mi sono allenato, cioè fisicamente sto bene. Poi chiaro, cioè, uno quando si allena da solo non è la stessa cosa allenarsi con una squadra, però fisicamente sto bene, poi io mi metto a disposizione, poi sarà il mister a decidere se fammi giocare o no. Che oggi ho visto, tra l'altro, ti ha subito provato nell'11 titolare nella difesa 3, quindi in linea di massima la chance ce l'hai concreta di debuttare già a Pisa. Lo so, io mi metto a disposizione, poi qual è il compito del mister? Senti, le caratteristiche di difesa 3 e difesa 4, indifferente per te? Ah, io preferisco la difesa 3, perché ogni tanto mi piace andare palo al piede, però non è che piace a tutti gli allenatori, quindi... Anche esterno basso a destra hai giocato, come difensore? Sì, 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 sì. È come dirò in quel ruolo. Ah, bene. Bene. Fai il tuo primo impatto con i compagni di squadra? No, no, bene, bene. Mi hanno fatto subito sentire a casa, poi qui tra l'altro c'è Siviglia, sì, che è stato fondamentale per me, cioè per la mia carriera. Quindi anche lui, diciamo, ha un pochino contribuito al fatto di farsi sì, scegliere. Sì, 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 chiaro, chiaro, comunque, cioè io lo vedo spesso a Roma, già avevamo parlato di questa cosa. Quindi lui... Come sono nati i contatti con questa società? I primi contatti, quando e come sono nati? Ma tramite, prima tramite il mio procuratore, e dopo mi ha chiamato il mister e poi ho sentito il direttore sportivo. Ma il direttore invece come ha giocato? Scusa, no, dicevo gli ultimi giorni, visto che il tuo nome è uscito fuori soltanto, cioè 2 ore prima è uscito fuori il tuo nome e 2 ore dopo Rick Wilson, quindi uno dei nomi che non avevamo mai dato, il tuo, ecco, tra i giorni. Quindi presumo gli ultimi giorni c'è stato questo contatto oppure ci sono stati contatti già? No, anche prima. Anche prima. Il direttore come è arrivato al nome di Diakité? Ma è arrivato... io sono molto amico del suo agente, però la verità è che, la verità è che un giocatore della squadra, come si chiama? La Lupa Roma. È un mio caro amico e mi ha dato l'imbeccata. L'occasione dell'amicizia? No, prima. Diciamo dopo 2 giorni che ho firmato qua. Mazzarani è stato? No, non ci è arrivato. È stata diciamo un'imbeccata fortuna. Anche se vi devo dire, io e la mia famiglia in questo momento vive a Crotone, io non sono di Crotone. E dato che i miei bambini sono lì, sono i piccoli estrogeni, io frequento l'antico borgo che è il centro sportivo, dove e il suo nome è già da un paio di mesi si faceva su Crotone, ma era probabilmente un'idea che il Crotone aveva qualora dovesse uscire Dos Santos, quindi già era un nome che nelle mie orecchie... E poi è capitato da un colloquio fortuito con questo suo amico che gioca in questa squadra, al quale poi io ho anche chiesto come stava, no? Poi il mister si è sentito con Di Michele. Poi io con la Lazio, diciamo, lui e lo può confermare, quando ero alla Salernitana frequentavo spesso Formello, l'anno di Reia, che è stato un anno strepitoso, quindi avevo modo di... Una curiosità, in occasione della partita con Lupa Roma eri qui oppure no? La partita amichevole che ha fatto la Ternavole, però... No, non ero qui perché non potevo giocare. No, no, però eri venuto con loro qua oppure... No, no, ah, no, non sono rimasto lì a allenare. Luca Giovannetti, Corriere dell'Umbria e Tele Galileo. Una cosa che emerge dal tuo curriculum è questa: a Lazio un anno ti sei infortunato alla prima giornata, correggimi se sbaglio, un infortunio che ti ha fatto fare. Sì. L'ultimo anno hai collezionato solo alcune panchine perché credo fosse ai margini della rosa per frizioni con la dirigenza. Negli altri anni, però, ma questo riguarda la tua esperienza laziale, ma anche le altre, ivi compreso l'anno scorso tra Frosinone e Samp, tu quasi tutte le tue presenze sono state come titolare, cioè sono pochissimi i subenti a gare in corso. Certo. Questo significa, anche nel Sunderland, 7 presenze, tutte titolari. Questo significa che hai avuto sempre la fiducia piena di chi ti ha allenato. Sì, sì, io... È chiaro che, cioè, uno deve anche conquistare queste cose qui. Io, cioè, cerco di dare il massimo in allenamento e poi i mister scelgono, cioè, hanno le loro scelte che poi io, cioè, accetto sempre, quindi...
quando uno mi schiera, penso che ho fatto bene durante la settimana, quindi nel senso me lo sono meritato. L'anno scorso a Frosinone, ci dicono i colleghi di Frosinone, sei stato in assoluto il migliore in un girone d'andata molto travagliato per la squadra giallo-azzurra, no? 18 partite, non sei mai neanche stato sostituito. Poi come mai il trasferimento nel mercato di gennaio? Perché è arrivato la Sampdoria e comunque avevo l'occasione di tornare a giocare in una grande squadra e ho accettato. Poi sei ritornato a Genova dopo 12 anni, no? Sì, credo che tu sia sì, avevo fatto questo giovanile dove mi ha allenato in Veneto. Anche un ritorno, no? Sì, sì. Nella squadra d'origine. Tra l'altro hai ritrovato Montella con cui avevi giocato a Firenze, se non è. Sì, con la Fiorentina, sì. Senti, la Terana nel giorno di andata ha battuto tantissimi calci d'angolo. Però non è riuscita mai a far gol su calcio d'angolo se non in una circostanza. La tua prestanza atletica può far ben sperare da questo punto di vista, o meglio, in area di rigore avversaria ci vai sui calci piazzati e poi il tuo curriculum dice di. Che cosa dice? Sei uno pericoloso? Sei uno pericoloso a colpire di testa? Nella mia carriera ho segnato poco, però diciamo che per i colpi di testa sono più bravo a difendere, diciamo. Però in avanti ci vedremo sui calci d'angolo. Sì, no. Se il mister non vuole saltare, certo, altrimenti rimango dietro. L'anno scorso a Frosinone hai segnato un gol sugli sviluppi di una punizione contro il Genoa. Sì. In spaccato, su direzione della barriera. Anche un bel gol, tra l'altro. Sono capitato lì, ho allungato il piede e la palla è entrata. No? Conoscevi qualcuno direttamente dei tuoi nuovi compagni? Qui? Sì. Zanon, che stava con me a Frosinone. Ti l'hai sentito magari prima di accettare questa offerta? No, mi è bastato il discorso dei dirigenti. Avete condiviso il ritiro estivo, no? L'anno scorso con lui, siete proprio pure qua. A Prodi, in una realtà a due facce, perché la squadra è in grande difficoltà, è penultima e viene da un girone di andata molto negativo, numeri alla mano, anche se poi sul piano del gioco spesso ha anche espresso buone prestazioni non confortate da risultati altrettanto positivi. Viceversa la società è forte, è ambiziosa, intende centrare la salvezza, operare sul mercato e poi magari chissà rilanciare in prospettiva futura. Come vivi questa realtà a due facce? No, la vivo tranquillamente perché io comunque ultimamente ho giocato in varie squadre dove comunque lottavamo per la salvezza. Perché col Sunderland l'obiettivo era salvarsi, col Cagliari la stessa cosa, col Deportivo La Corugna la stessa cosa, così non comunque la stessa cosa. A gennaio quando sono andato con la Sampdoria eravamo nella stessa situazione, quindi sono abituato, non ho problemi, cioè non è che ho paura, io affronterò questa esperienza della B come ho sempre affrontato la Serie A. Ecco, a proposito, no? Tanta Serie A, e sì. Dicevamo prima, quasi sempre titolare, un po' di Liga, un po' di Premier League, una sola partita a 19 anni, credo, il tuo esordio in B col Pescara. Sì. Adesso ritorni in B, lo vivi come un declassamento o lo vivi... No, me la vivo tranquillamente, cioè, sono stato 6 mesi a casa, quindi più di così. Prendi un po' questa esperienza con la Ternana come un trampolino di lancio per ripartire, per rilanciarti un po' nel calcio in particolare, chiaro, o vedi magari anche in futuro, in prospettiva. Anche, tutte le due cose, però è chiaro che poi uno le cose si deve meritare, cioè nel senso poi bisogna far parlare il campo. Senti, adesso la tua esperienza, che ambiente hai trovato? Un ambiente un po', diciamo, un po' così, non con il morale alle stelle, non una squadra che insomma è disposta... è motivata e per risalire. No, i miei compagni, anzi, io li ho trovati bene, io sono stato dei situazioni, cioè dentro certe situazioni molto molto, molto più calde. Le vedo serene, anche perché comunque questa squadra delle qualità le ha. Perché penso io sono andato un po' a informarmi, la migliore attacca è la peggiore difesa, no? Un momento. Una domanda al direttore, dal primo incontro che abbiamo avuto, quello del suo insediamento, è stata una fetta di calcio mercato, le difficoltà sono quelle che pensava di più, oppure per lo pubblico sono ancora possibili obiettivi importanti, anche se qualcuno dice no alla Ternana per motivi vari. Com'è la situazione, diciamo? Allora, quando abbiamo parlato ovviamente di mercato in occasione della mia presentazione, io non ho fatto nomi,
perché e sono coerente con quello che dico, in quanto non vendo fumo, ma sono una persona concreta. La società mi sta mettendo nelle condizioni di ambire a quel famoso piano A, e lui ne è una testimonianza, perché oggi noi possiamo parlare di un colpo, ma non perché diciamo è stata una mia idea o perché siamo riusciti grazie alla società di concretizzare, perché lui è un segnale forte anche al mercato. È ovvio che fare mercato da penultimo in classifica non aiuta, giusto? Non aiuta, ma noi abbiamo tre vantaggi. Il primo, Terni è una piazza straordinaria, bellissima, calcisticamente parlando. La società ci ha messo nelle condizioni, o meglio, di prendere il meglio del consentito, e poi abbiamo la lista aperta, cosa che non hanno altre società. Quindi ci stiamo giocando le carte nel migliore dei modi. Io, come sono stato contattato ancora prima di firmare, avevo già, e lui ne è una testimonianza, perché anch'io leggevo, come hai detto, il titolo del tuo. Vabbè, ci diamo del tuo, dato, lo diciamo già il primo giorno, no? Tu hai detto Palermo, anch'io leggevo, no? Però quando sono stato messo in preallarme mi sono fatto uno screening, no? E lui c'era, come c'erano altri giocatori, perché noi abbiamo trattato anche altri giocatori, e negli stessi ruoli, nelle stesse caselle, ci siamo posti ancora oggi degli obiettivi importanti, che non dico la certezza si ha quando si firma, però siamo ancora su quel piano B. Diciamo, in questi giorni cercheremo ancora di andare negli altri ruoli su questa tipologia, e qualora non dovessimo riuscire a raggiungerli, sono il piano B, è un piano sempre di livello, di gente che vuole rimettersi in gioco e crede nel nostro progetto. Quindi siamo coerenti, ambiziosi e coerenti. Direttore, si può sapere qualcosa circa la situazione di Monachello, circa il presunto rifiuto di Eusebi e circa il presunto interessamento per Pettinari? Allora, per quanto riguarda Monachello c'è l'accordo col calciatore, c'è l'accordo sia col Bari che con l'Atalanta, c'è l'accordo in termini, la volontà di portarlo a Terni, anche perché Monachello, diciamo, essendo un nazionale ed essendo un ottimo profilo, anche giovane, molto ambito, diciamo che siamo riusciti ad avere la priorità. Però da qui a chiudere ci sono dei passaggi burocratici abbastanza cavillosi. Legati, però noi non demordiamo, o all'intenzione di una delle società, o al tentennare di una delle società. Allora, Monachello è un giocatore dell'Atalanta, è un patrimonio dell'Atalanta, e spero che lo diventi anche nel calcio italiano, perché essendo un nazionale under 21 non si può mai sapere. È stato dato in prestito al Bari, e c'è la Ternana. La Ternana in questo momento ha una posizione di vantaggio rispetto alle altre società. Stiamo trattando un po' a 360 gradi. Non è un'operazione semplice, stiamo parlando di un'operazione. No, dicevo, sono soltanto motivi e ritardi burocratici, o c'è da parte di qualcuno una non intenzione? Un po' di tutto. Noi abbiamo la forza che il giocatore vuole venire a Terni, e siamo a metà dell'opera, diciamo così. Cioè, il Bari è un po' rigido. Bari, Sean Sogliano è un amico, con Sartori ho lavorato 2 anni, quindi i rapporti sono molto gioviali. Ovviamente ognuno deve tirare gli interessi delle proprie aziende, delle proprie società, e noi in questo momento godiamo di questa leadership nei suoi confronti. Il ragazzo è straordinario, cioè vuole venire qua. Situazione Eusebi invece? Eusebi è un profilo che noi abbiamo trattato attraverso il suo procuratore e attraverso anche lui. Ha un legame anche forte a livello personale con il mister, l'ho avuto, mi sembra, a Pavia. Quindi, diciamo, ragazzi, non dobbiamo obbligare nessuno.
Io parto da questo presupposto. Quindi è stato un giocatore contattato, trattato, chiuso. Poi il giocatore ha fatto le sue scelte, si assume le responsabilità. Pettinari è un'alternativa? O può diventarlo? Ma è un ragazzo che conosco molto bene. L'ho visto anche entrare in Crotone a pescare, lo presento allo stadio. Qualche anno fa segnò col Crotone a Terni di testa. Fece 9 gol quell'anno. È un profilo buono, è come quei giocatori alla Petagna, che non sono mai andati in doppia cifra, però che da un momento all'altro si consacrano. Petagna, il suo score è uno score bassissimo, ma come tanti, ce ne sono tanti esempi, Caprari, questi, Ciceretti. Io Ciceretti lo portai a Messina, a Pistoia non giocava, ve la ricordate la famosa primavera della Roma? Era l'unico, insieme forse a Diemè, non so se ve lo ricordate, l'africano che fece i mondiali in Africa. Devi avere la fortuna di, che esploda, ti esploda quando ce l'hai tu, ma io no, la sfera magica non ce l'ho. Però è un obiettivo? Non è un obiettivo, è un giocatore che si potrebbe concretizzare, ma non è, non è solo. Anche perché adesso la rosa degli attaccanti si sta molto ristrettando. Sabato scorso il mister Carbone si è sbilanciato e ha detto Palletti e Avenatti restano fino al termine della stagione. È confermato? Guardate, da quando sono arrivati io ho conosciuto questi record, tecnicamente li ho anche studiati. Però sono ragazzi sempre col sorriso, sono contentissimi, io li vedo, ovviamente la situazione la conoscete a livello, è una cosa che ho ereditato, però io sto cercando di costruire un rapporto, loro con me, io con loro, grande disponibilità, cioè io me li tengo stretti, anche perché stiamo parlando di giocatori che sono non ambiti, ambitissimi. Lei è procuratore, probabilmente è il contabile di tutti, più dei ragazzi. Non voglio proprio entrare nel merito, a me interessa che Falletti e Avenatti diano il massimo prima di tutto per la piazza. Loro, io glielo ho detto, voi avete un obbligo morale, vi hanno cresciuti. Lo so che nel calcio, nel lavoro, quando ci sono determinate cose, però intanto non so, i giudizi definitivi si daranno da gennaio in poi, no? Poi loro sono, attualmente sono a scadenza. E devono dare il massimo, come tutti, perché uno, adesso parliamo di Avenatti e Falletti. Si continua a trattare per quanto riguarda il centrocampo con Lodi? Io con Lodi ho contattato Lodi il 6 gennaio. Lui sa tutto, lui ha un problema, lui in questo momento non rientra nei piani tecnici della società, il suo presidente è Pozzo, una persona di grandissimo livello, di grandissima esperienza, in questo momento Pozzi a Londra, ha un agente, Lodi, ci siamo detti di tutto e di più. Poi non è che ti posso corteggiare per sempre, no? Mi aspettavo una sua risposta. Diciamo che lui è la mia priorità, però se non dovesse essere così non è che mi... E la priorità di Lodi qual è? La priorità di Lodi. Lodi è un giocatore esperto, un ragazzo molto sveglio, ha fatto sacrifici, ha fatto gavetta, lui è un padre, ha una famiglia anche numerosa, lui sa. La sua considerazione su Terni, sulla Ternana e sulla, io sono, sul campionato di Serie B. Io sono convinto che se la Ternana avesse avuto 3-4 punti di più, Lodi era già qua. Lui vorrebbe, da quello che io, dai colloqui, ho neanche capito, cioè lui è stato anche tra i denti, perché lui è molto combattuto, e lo capisco, ed è stato anche molto rispettoso, anche nei confronti della piazza, lui dentro di sé cova questo sentimento, questa ambizione di vincere, ed è lecita. Romizzi potrebbe essere un'alternativa? Ma Romizzi non è un'alternativa. Romizzi è un 90 che negli ultimi anni ha giocato quasi sempre da titolare a Bari. C'è un'alternativa? Sono diversi, sono due play, però sono diversi. Lodi ci darebbe più centimetri e invecchierebbe tra virgolette la squadra. Romizzi è più dinamico, ma è sempre un catalizzatore ed è un po' più... Però parliamo di due profili importantissimi. Noi siamo penultimi, ricordiamocelo questo.
Ronaldo interessa o non è nei programmi? Pompeo Ronaldo è della Lazio. È un giocatore che, diciamo, in quella tipologia di play, poi all'interno del play c'è il play fisico, il play piccolo, il play dinamico, ci sono tante tipologie di play. Io penso che sia un giocatore che da quando era la Provercelli faceva presagire che diventasse un giocatore. Non è riuscito a fare la differenza a Salerno, ma a Salerno c'è molta concorrenza, però è un buon giocatore. È un buon giocatore che si deve consacrare, deve confermare le aspettative, no? Tornando direttore per un attimo a Diakité, accordo fino a fine stagione, ma c'è un'opzione per un eventuale prolungamento? Ma lui è come se avesse un contratto per 10 anni, cioè lui è artefice del proprio destino, lui è Diakité, lui deve dimostrare che è sempre quello di prima, se non più forte di prima, poi deciderà lui, cioè è il campo, è il verdetto, sono le prestazioni. Prima di Diakité, cioè faccio un passo indietro, nel reparto difensivo si cercava un'alternativa a Sernicola, visto che Sernicola è andato in prestito fuori, no? Nel caso in cui... Non c'è un nesso, no, nel l'uscita caso... di Sernicola e di Diakité. No, diciamo nel caso di esigenze particolari, il fatto che lui possa giocare anche esterno destro basso significa che la Terana rinuncia ad andare sul mercato per portare un'alternativa a Zanon? Noi abbiamo a destra Zanon, che è un giocatore in categoria, che è ottimo. Noi avevamo Sernicola, c'è Meccariello che nasce in quel ruolo. Meccariello giocava nella Viribus Unitis e faceva il terzino a destra. Anche l'Andrea vuole. Bravissimo. Quindi, fermo restando che a me piace molto la centrale, il fatto di avere giocatori eclettici è un aspetto, sono frecce in più che mettiamo nell'arco del mister Carbone, però noi già abbiamo uno di ruolo che è Zanon, no, domenica, sabato non ci sarà, però poi aspettiamo. Ah, perché puntavate Vitturini, no? Vitturini, ah sì, sembra invece non... Ma Vitturini è un giovane, è un nazionale, io l'anno scorso l'ho visto giocare diverse volte, pure ad Avellino mi ricordo fece una buona partita, però non è che noi siamo andati a Pescara a chiedere per forza Vitturini, questo assolutamente no. Direttore, a proposito di Salerno, c'è del vero sull'interessamento, magari solo esplorativo per il momento, di Fabiano Bermasi? No, io Angelo Fabiani, tra l'altro ho trovato una chiamata un'oretta fa, però ero in riunione col mister, però a me Angelo non mi ha mai fatto una richiesta. Angelo mi ha detto a disposizione per quanto riguarda, no, mi ha indicato i giocatori che sono in uscita della Salernitana. Questione rinnovo per Masi invece? Questione rinnovo per Masi, io è un argomento che tratteremo, ma che già stiamo trattando. Noi abbiamo esercitato un'opzione nei confronti di Meccariello, no? È stato pure attraverso il sito comunicato, abbiamo proposto il prolungamento a Tascone, abbiamo fatto un'offerta importante a Tascone e poi abbiamo proposto anche il rinnovo a Zanon. Falletti, speriamo. Rimasi no, però. No, è diciamo, è nel nostro... rientra nelle nostre idee, ovviamente dobbiamo aspettare un po', però Masi è un giocatore che... Cioè, dato per parlare dei giovani, no? Scone, giustamente avete proposto il... Per iscritto. Il... No, per iscritto. E... La risposta del procuratore? Di Paolo. Sì, sembra che insomma ne è passato il rapporto, prima del suo arrivo a Terni, insomma... Il rapporto era abbastanza compromesso. Conosco Paolo Palermo da tantissimi anni, un professionista, una persona seria, ognuno deve fare gli interessi della propria azienda. Gli è stata fatta una proposta per iscritto, è una proposta molto importante, se il ragazzo è lui e la famiglia, perché se c'è unità di intenti e amano la Ternana è giusto che firmi, no? Altrimenti vuol dire che hanno altre intenzioni. Ecco. Noi come società abbiamo fatto una proposta abbastanza importante, pluriennale, per iscritto all'agente
e il calciatore ne ha conoscenza. Ecco, io abbiamo di Tascone. Se posso, una situazione, una scena molto curiosa, tra virgolette. Cioè, siete è arrivato lei, è arrivato il dottor Basile, richiamato Carbone, ma mi corregga se sbaglio, mentre era in corso la partitella. È stato fatto uscire Tascone, che non l'ha presa bene. Abbiamo visto male noi, poi è andata così. No, non ho capito questa... No, perché è stata una scena curiosa, diciamo. Ma il mister si è messo la casa a più di 8 minuti per distendere un po', lo ha fatto anche in passato. Beh sì, no, però sembrava un po', diciamo, tanto per sapere, una scena tipo film muto, no? Che non si sente l'audio, però dagli atteggiamenti, dalle espressioni si capisce. Lo state dicendo voi. Siete arrivati voi, avete detto qualcosa al mister, avete indicato il giocatore. Il giocatore a un certo punto è uscito, ha avuto un gesto di stizza, ha lasciato il campo e il mister ha preso il suo posto in partitella, nella parte finale della partitella. Ecco, ci ha colpito a noi e non soltanto noi. Con Tascone la situazione è molto chiara. È un giocatore a scadenza, giusto? Gli è stata fatta una proposta concreta, se la ritiene una proposta buona, ed è, vi assicuro che per i parametri dei tempi è un'ottima proposta, se ama la Ternana, se no, è padronissimo di fare le sue scelte, verrà trattato sempre come tutti, perché è nel nostro stile, è nello stile della società. In questa sessione Tascone può essere ceduto in prestito a qualche società di Lega Pro. E tu cedi un giocatore in prestito a scadenza di contratto? Sì, si rinnova. Ma a me piace molto come profilo, è un ragazzo molto, molto interessante. Però poi se ci sono società che sono interessate a Tascone, facessero un'offerta per iscritto, dignitosa, giusta. Visto che il ragazzo fino adesso non è sceso mai in campo, quindi sì, per maturarlo forse ci può stare. E si è rinnovato. Ma adesso parliamo del nulla. Noi abbiamo fatto la società ha fatto la sua parte. Se non rinnoverà è una responsabilità che si prende lui. Addirittura avete prolungato il contratto di Meccanello esercitando un'opzione. Sì, diciamo, questo era un atto quasi dovuto. Ecco, ma questo prelude ad una probabile conferma di Meccanello, o Meccanello Meccanello è inamovibile. Perché dovrebbe andare via? Cioè, è un problema che non esiste. Il ragazzo è sorridente, è solare. A posto. Perché dove? Non c'è. Quindi chi c'è in lista di uscita? Surraco, Bacinovic e Durante? C'è Bacinovic, che ha avuto diverse richieste di Lega Pro. Lecce e Samb? Sì, all'inizio il Lecce, la Samb sicuro, poi hanno chiesto tantissime società di Lega Pro. Surraco. Provercelli, poi c'è l'Ancona, altre società, però io possibile su questo... Possibile per consurrare uno scambio con Malunga oppure un'ipotesi? No. Io quando sono arrivato si era intavolato, ma sempre in maniera aleatoria, perché tutti si divertono, no? A parlare per conto di... Quando uno vuole un giocatore fa un'offerta, chiama, si era paventata questa possibilità di Ebagua. Surraco, a parte che Bagua per motivi familiari non si sposta perché vive a Treviso con la compagna. Quindi parliamo di Fumus. Diciamo che Bacinovic e Surraco in questo momento hanno richieste di Lega Pro e stanno, come giusto che sia, trattando con i loro procuratori attraverso. Sicuramente sono due giocatori in uscita. Io quello che dico qua è stato già detto a loro. E Dugancic? Dugancic è stato richiesto da moltissime squadre di Lega Pro. Come il Matera. La Viterbese. Però il ragazzo ha manifestato volontà di restare, ma il ragazzo deve andare a giocare. E per lui, per il suo bene, poi un capitale nostro investito. A proposito, Battista? Battista col Catanzaro non c'è l'accordo. Poi l'ha chiesto l'Acracas ieri, però Battista non c'è l'accordo con il Catanzaro, speriamo di trovarlo. Dopo siamo, stamattina avete avuto un incontro col presidente? Non ho capito. Avete avuto un incontro col presidente io? Stamattina? No. Che era perdi, quindi non so se c'è stato un subito. Io stamattina siamo stati a col lavoro. Mister con no, il mister è stato con me stamattina. Sì. Poi siamo al lavoro. Nelle prossime 48 ore, quindi diciamo entro venerdì, quindi parliamo della vigilia della partita di Pisa, dove
tu stesso direttore dicevi i punti valgono il doppio, no? In occasione della presentazione. Una sorta di scontro diretto in ottica salvezza. È possibile ipotizzare un arrivo ufficiale ratificato? Dopo di chi te? Sì. Può essere. Può essere. Però quando abbiamo certezza, non dire gatto se non ce l'hai nel sasso. Di trapattoni la memoria. Che? Due domande ancora a Diachite, se no dopo è zitto da mezz'oretta, credo, no? Quindi facciamolo come nelle trasmissioni con gli ospiti un po' ciascuno, no? Se no lo fanno sempre. Io sono venuto per presentare rispetto. No, rispetto. Però insomma ecco, anche con te abbiamo avuto modo insomma di approfondire un po' alcune cose anche abbastanza interessanti sul mercato, ma. Comunque, due cose. Allora, intanto torniamo un po' al discorso di prima, hai accettato la Ternana in un momento difficile, tu dici ho vissuto situazioni più difficili, più delicate di questa, hai visto i compagni un po' più sereni rispetto eventualmente a situazioni passate in cui hai visto i compagni un po' meno sereni. Una situazione come questa, tu che sei un giocatore abbastanza esperto, parecchio esperto, come va affrontata per uscirne fuori in un momento così delicato? Ma niente, dobbiamo cercare prima di dare il massimo in allenamenti, così ci riesce meglio durante le partite. Quanto, al di là dell'allenamento, quanto pensi che possa comunque contare o venire fuori il fattore psicologico, mentale in campo durante le partite in queste situazioni? È chiaro che se siamo sereni riusciamo a entrare in campo senza paura. Quello gioca molto, invece magari se abbiamo un po' più di pressione, così, le cose magari si fanno un po' più complicate. A Pisa ci sarà il pubblico delle grandi occasioni, stadio solito giù di lì, ma insomma immagino che per un giocatore che ha giocato negli stadi in cui hai giocato tu, in casa, in trasferta, questo non possa rappresentare un problema in alcun modo, visto che si è abituato a... Per me no, perché io quando sto in campo non è che sto a sentire o a vedere quello che c'è intorno, c'è. Quindi... Qual è l'allenatore che ti ha dato di più in Serie A, sul piano tattico? In Serie A? Tattico? Ma ce ne stanno tanti. Delio Rossi, Reia, Di Canio e Montella. Montella che spesso ti ha fatto giocare da terzino destro, giusto? L'unica esperienza dove... Terzino destro anche a tre a destra. Di Canio, Paolo Di Canio, dicevo. Paolo Di Canio. Paolo Di Canio. Conosciamo benissimo qua, quindi. Ma un'altra cosa, ecco, la seconda domanda era un po' simile a quella che ti ha fatto il collega adesso. Lui parlava di allenatori, io ti parlo di giocatori, esattamente avversari. Hai avuto avversari di tremendo, straordinario, superlativo valore, no, nella tua carriera. Quelli più pericolosi, più rognosi o qualcuno a cui è legato, non so, un aneddoto, una curiosità che ti ricordi. Parlo di avversari. Ne sono tanti. Infatti. Infatti, il più forte in assoluto è Cristiano Ronaldo. Ronaldo, come si marca Cristiano Ronaldo? Non si marca, si marca lui da solo. Dipende se c'è poi di giocare o no. Qualcun altro con cui, ne so, un episodio particolare, una battaglia particolare in campo... Con cui hai giocatore che mi hanno impressionato particolarmente in campo, no, sai quei duelli difensore attaccanti in cui una volta la spunta uno, una volta la spunta un altro, una volta uno ti passa, una volta sei tu che lo fermi. La lista è lunga, cioè, nel senso, Ibrahimovic, Milito, Eto'o. Insomma, un duello memorabile che ti riguarda, non te lo ricordi uno di questi, ecco. Forse quello con Ibrahimovic. Facciamo anche foto? Foto? Con la maglia, numero? I punti che devo 33. Da chi? Mi chiede il per chi che hanno scelto loro. Un attimo, a questo punto però. Scusa. Occhio. Blu. Scusa. Allora, un attimo, le faccio un atto di frontale. Ecco qua, perfetto. Anni di Cristo. 30. 10 punti che dobbiamo. Anni di Cristo. Che sia di buon auspicio.